Io sono nato nella periferia industriale di Napoli, a Bagnoli, in Viale Campi Flegrei 55. E infatti da bambini, quando andavamo a Napoli, diciamo, sai, mamma, vado a Napoli, vado con la cumana. Per noi andare a Napoli significava spostarci, andare verso il centro della città. Sinistra, destra, oppure al centro, non distraetevi. Se state attenti a tutti i miei movimenti. Non sono nato e vissuto nei quartieri spagnoli o nel Vomero o nella zona del centro, ma mi è capitato di guardare Napoli da un altro obiettivo, ad amarla in modo disincantato. Questo è il gioco delle tre carte. Avanti popolo. Qui non c'è trucco. La Mostra d'Oltremare è un posto bellissimo. Io da bambino ci andavo spesso. Mi piaceva soprattutto l'Arena Flegrea. È veramente un posto adatto a fare la musica. Vi offre almeno un brivido, è un'illusione. Questo è il gioco. Napoli è piena di paradossi. Napoli potrebbe essere uno dei centri mondiali della cultura, dell'arte. Potrebbe essere uno dei centri mondiali della disperazione. Dipende dai punti di vista. Dipende come la vuoi fare apparire. Questo è un gioco fatto di velocità, frequenza di riflessi e teatralità. Leggetevi il copione e poi entrate in scena. Una vince, l'altra perde, una perde, l'altra vince. Una vince, l'altra perde, una perde, l'altra vince. Questo è il gioco delle tre carte, sarà illegale. Ma è inebriante, è elettrizzante, spettacolare. Qual è il futuro di Napoli? Come sarà Napoli fra 5, 10, 20 anni? Ma io sono ottimista. Più alto è il rischio e più ci riproverete. Questo è il gioco delle tre carte, fatevi avanti. L'hanno inventato, perfezionato, quei pochi. Napoli per me è un accumulatore di energia, cioè una fonte di energia, nel senso che anche se giro per il mondo, poi devo ritornare a Napoli per caricarmi le batterie.